Due vittorie nelle prime cinque gare, sei podi nelle prime sette, il primato in classifica. Poi cos'è successo? Oggi parliamo di Tony Arbolino. Io sono lo Zam. Questo è A Tutto Gas, il podcast domenicale di Moto.it. È partito fortissimo, ottenendo risultati prestigiosi e convincenti. Poi, però, Arbolino ha faticato a ripetersi e dopo l'estate ha ottenuto una sola vittoria in Australia, in una gara interrotta con la bandiera rossa, e un secondo posto in India. Così, mentre Pedro Acosta volava verso il titolo mondiale, Tony ha dovuto pensare a difendere il secondo posto in campionato. Perché? Lo chiediamo a chi lo conosce meglio di tutti, il suo capo tecnico. È proprio Lucio Nicastro, l'ospite della 143esima puntata di A Tutto Gas. Buonasera Lucio, ciao, grazie di essermi ospite. Ciao Zam, eccoci qua. Grazie a te Allora, per lo l'intervista. sai che è la domanda più gettonata su Google? Se tu metti su Google qual è la domanda più gettonata, è cosa è successo a Tony Arbolino? Mi E hanno fatto io statistiche su Google. veramente non ho la risposta. Prova a raccontarci tu cosa è successo, Lucio. Ecco, anche io non ce l'ho la risposta, quindi possiamo provare a discuterne un po' insieme, ma una risposta chiara, come ho già detto durante l'anno più volte, è difficile trovarla perché sennò saremmo stati troppo lenti a individuare la soluzione. Quindi, se avessimo avuto una risposta definitiva sul problema, abbiamo iniziato ad avere un calo da Assen, diciamo, e, come detto prima, una bellissima prima parte di stagione. E secondo me, non so, faccio delle ipotesi, potrebbe essere stato un aumento della pressione che noi cerchiamo di non mettere sulle sue spalle, quindi cerchiamo sempre di tenerlo molto tranquillo, ma evidentemente ha fatto un po' fatica a gestire questa cosa quando si è trovato al comando. Poi si è andati nella pausa estiva appunto con il settimo posto di Assen e con la voglia appunto di tornare di nuovo ai livelli abituali, ma è stato un po' un cane che si mordeva la coda, perché soprattutto in prova, io non smetto di ripetere che secondo me il nostro problema è nato dal venerdì e il sabato, perché chiaramente se non lavori bene venerdì e sabato, sia noi che il pilota insieme, diciamo, non, poi la domenica puoi fare miracoli, ma è difficile, soprattutto con costanza, tornare a lottare per la vittoria, comunque per le prime posizioni, no? E quindi è stata una seconda parte di stagione un po' sotto le aspettative. La parte buona che secondo me è continuato ad esserci fino alla fine è il fatto che ha finito tutte le gare del campionato, quindi non è facile un campionato così lungo con la Moto2 un po' ostica, comunque un po' per tutti, portare a termine tutte le gare non è un risultato banale. Chiaramente ci aspettavamo tutti una seconda parte, lui in primis, quindi una seconda parte diversa. Però cause vere di parlare di setting, di pilota o di ambiente nel team, non saprei dirtene una precisa. Posso fare delle ipotesi, potremmo dire che magari siamo stati un po' troppo conservativi da metà campionato in avanti, quando magari era meglio usare un po' di più tecnicamente, se vogliamo guardare con una cosa tecnica, più che, come ho sentito dire da qualcuno, che magari più l'opposto, che magari abbiamo cambiato troppo e quindi non siamo più andati fuori. Quello proprio è stato la cosa che non abbiamo fatto. Abbiamo cercato sempre di mantenere le nostre basi e se non andare fuori dal seminato, perché avevamo comunque una serie di risultati ottimi già dalla fine dell'anno prima, quindi è stata una sequenza di podi e di performance notevoli, quindi non c'era neanche un motivo di andare a stravolgere. In più il format della Moto2 non consente un grande lavoro di sperimentazione, soprattutto quando sei davanti in classifica, perché il tempo è molto ridotto e devi essere veloce da subito se vuoi andare in Q2. A volte abbiamo quasi per scelta deciso di andare in Q1 per avere appunto 15 minuti in più, visto che non eravamo pronti con la performance al venerdì. Tipo il caso di Misano, per esempio. Misano
sapevamo che saremmo andati in Q1 facendo un long run nell'FP3, perché tutti mettono la seconda gomma alla fine, noi invece siamo partiti a gomma nuova. Però quella cosa lì è stata volontaria e secondo me, viste le condizioni in cui eravamo il venerdì, ha premiato, tra virgolette, nel senso che comunque gli ha dato un po' più di fiducia, perché l'obiettivo mio era cercare di far ritornare la fiducia della prima parte di stagione, non pensando solo alla performance del giro secco, aspettare qualcuno di fare una scia, che quello è un pochettino una forma di doping del risultato, perché copre le problematiche reali e anche non consente al pilota di valutare bene quali sono i problemi reali della moto. Se tu aspetti qualcuno, cerchi di seguire altri piloti, non sei focalizzato su quello che stai facendo e sul problema vero della moto, se c'è un problema tecnico. Ecco, quindi Lucio, mi sembra di capire da come l'hai spiegata molto bene, che comunque lui ha avuto un po' una mancanza di fiducia da un certo punto in poi, anche in se stesso magari, anche nelle prestazioni generali, non lo so. Fiducia, lui è un ragazzo fantastico, è molto sicuro di sé, però chiaramente poi ci sono dei meccanismi involontari che durante un campionato con uno stress elevato, con delle pressioni anche involontarie da parte di tutti, che non senza dare colpa a nessuno, su un ragazzo di 22-23 anni comunque influiscono anche gli adulti, quindi anche questo è difficile dire, ah, non era sicuro di sé, non ha fatto, lui ha fatto il massimo che pensava di poter fare in quel momento. Se andassi indietro, magari forzerei ancora più la mano per gestire diversamente il lavoro nelle prove da venerdì a sabato, nell'insieme squadra pilota. Diciamo, non sto dando colpe No, 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 certo. per togliere la parte tecnica. Cose che però non posso neanche dire che non ci abbiamo provato né il pilota né noi. Lui si è impegnato più che mai, però la Moto2 è una categoria in cui se tu vuoi fare un po' di più perché magari i risultati non stanno venendo, tieni un po' meno, perché a volte si parla di 2 decimi, di 3 decimi che spalmati su 14-15 curve e dividendo la curva in 3 fasi sono centesimi per ogni fase di curva, perché non si divide solo per le 14-15 curve, ma si tratta di ingresso, centro curva e presa in mano del gas. Quindi sono proprio dei dettagli che però chiaramente se facciamo le corse, quindi dobbiamo cercare di pulirli. Però questo voglio dire che magari a volte con la è un, il suo punto di forza, diciamo che è la frenata, l'ingresso. Quindi se magari a volte abbiamo forzato un po' troppo in un'area in cui eravamo già forti, è stato magari un po' controproducente. E quindi magari con la base di moto che avevamo noi è venuto fuori qualche limite, avremmo dovuto magari fare degli stravolgimenti più grandi per andare incontro a questa nuova attitudine, perché è stato anche nei dati è stato un po' più nervoso nella guida, quindi magari anche da parte nostra avremmo dovuto dire ok, adesso c'è da sacrificare 1 o 2 gare per fare un cambio tecnico anche e vedere se riusciamo a trovare qualcosa che gli dà una mano in questo suo nuovo momento. Perché secondo, ripeto, se devo trovare una colpa, tra virgolette, tecnica, la posso imputare a questo aspetto, che magari avremmo dovuto usare un po' di più. Magari facendo anche un po' peggio in un paio di gare per poi far meglio nelle restanti 10. Ok, molto chiaro. Senti, Lucio, invece un altro aspetto che è stato sottolineato, devo dire che l'ho preso in considerazione anch'io. Sappiamo che lui per un certo momento della stagione è stato c'era la possibilità che lui andasse nel team Gresini in MotoGP. Ecco, questo quanto l'ha distratto, se l'ha distratto, ha inciso, come la vedi tu? Anche questo, se parli con lui e vivi con lui, no, no, non ha avuto nessun tipo di influenza, però di nuovo i meccanismi mentali sono insondabili, cioè, quindi anche io a volte dico, ah, questa cosa non mi influenza, ma poi inconsciamente un effetto ce l'ha e quindi sicuramente bene non la fa, non posso dire che ha aiutato, però anche lì.
dobbiamo dare delle colpe a chi? A nessuno, ormai il mercato deve essere pronto a dare queste situazioni, quindi fa parte della crescita e se è vero che ha avuto un'influenza per un periodo, però poi anche quando queste voci sono svanite, non abbiamo, secondo me, abbiamo continuato ad avere un certo tipo di problema. Quindi lo individuo più nel fatto della voglia sempre più grande di tornare a fare il risultato che spinge magari ad allontanarsene, credo. Ok, molto, molto chiaro. Senti, Paolo Simoncelli, che lo conosce molto bene, dice che lui è un autista della moto. Condividi questa. Condivido appieno perché di nuovo parlando della parte difficile di stagione ha fatto comunque anche lì delle cose da artista perché secondo me nel panorama della adesso parliamo della Moto2 i creativi come lui non ne vedo al di là di Sopea, Costa, è andato fortissimo, Fermin, però le cose che fa lui in partenza nei primi giri di gara sono cose particolari, quasi da cineteca. Adesso chiaramente poi se fossero associati a una costanza di risultati di un certo tipo L'ideale. sarebbe l'ideale anche da vedere e rivedere, perché ha fatto delle cose incredibili partendo indietro, perché siamo partiti sempre abbastanza indietro anche nella prima parte di stagione, quando abbiamo vinto, fatto secondo dei podi e siamo partiti terze, quarte file e in un attimo anche in India che mi ha fatto secondi, dopo tre curve era primo, partivamo settimo, mi sembra. E si parla di, quando parti settimo, hai sei persone davanti che sono tutte di un certo livello. E quindi fa delle cose che sono, infatti secondo me il talento suo è molto molto alto. Quello, non vedo niente di meno. A livello di talento, di capacità di guida, di abilità, di skills, diciamo, non vedo niente di meno rispetto a piloti che hanno vinto più di lui. Quindi sono fiducioso e spero che si mettere tutto a delle abilità incredibili. Il controllo della Ecco. moto, le poche cadute lo dimostrano anche. È vero, è uno che cade molto poco. Allora, guardiamo un attimo al 2024 che è già iniziato in qualche maniera, no? Con le prove a Valencia, con le Pirelli. Cosa ci puoi dire delle Pirelli e naturalmente che prospettive avete voi per il 2024? Pirelli è un cambio interessante perché chiaramente tutti dicono: ah, con le Pirelli andremo più forte, ma vanno tutti più forte, quindi quello poi si vedrà chi andrà a vincere, no? Però il nostro test, noi abbiamo voluto fare un lavoro molto conservativo di nuovo per motivi tecnici stavolta di sviluppo di alcune parti, quindi le prime prese sono molto buone perché favoriscono il suo stile, quindi lo supportano nelle sue azioni, quindi la prima impressione è positiva. E infatti ha girato bene, è stato forse uno di quelli che ha migliorato di più dal weekend perché noi a Valencia abbiamo fatto molta fatica. E ha girato sia il giro secco è stato veloce che anche la costanza di rendimento ha fatto una simulazione di gara buona, considerato che comunque erano a fine stagione devastati fisicamente e mentalmente, quindi è stato bravo, ha fatto un bel lavoro ed è molto fiducioso perché ha detto che finalmente sente di poter esprimere quello che ha come abilità in più magari rispetto a qualcun altro, quindi questa è la sensazione, poi lo vedremo col tempo. Lucio, che compiti gli hai dato da fare per le vacanze di Natale? Compiti, siamo venuti a farli qua a Gerez, adesso da dove ti parlo, e siamo partiti già subito con la sua moto d'allenamento, con l'R1, e oggi piove, quindi abbiamo fatto qualche giro sulla pioggia per provare anche qui le Pirelli Rain, lui sulla pioggia non ha problemi, diciamo, però le gomme erano un'incognita, siccome non le ho mai usate. Sì, anche qua si è applicato, lui è veramente sotto quel punto di vista dell'impegno e del lavoro, è veramente molto disciplinato. Quindi non c'è neanche bisogno di
forzarlo. Dobbiamo solo lavorare su qualche altro aspetto di cui parlavo prima, ma non c'è bisogno, non è un ragazzo che va spronato, è lui il primo a... Noi saremmo stati anche volentieri un po' a casa, però, però ci sta, va bene. Se vedi che c'è voglia di fare, siamo già nel 2024 e vogliamo fare lo step. L'anno scorso erano quarti, quest'anno secondi, e vediamo se riusciamo a completare la progressione. Chi vedi come avversari? So che siamo, manca tantissimo, però gli avversari sono quelli che hanno mostrato le ultime gare o ne vedi qualchedun altro? Ah, sì, ci sarà l'incognita Pirelli, che vediamo se darà, magari farà venire fuori le qualità di qualcuno che magari con le danno ha fatto fatica. Chiaramente le due Bosco Scuro, vedo con Fermina Aldeguerra e Lopez, sono stati veloci sia nel weekend che nei test. E poi, secondo me, sarà Garcia, secondo me, un pilota che sarà interessante da seguire, parlando di qualcuno, diciamo, tra virgolette, nuovo. Oltre i soliti Canevi, Etti, che va in team vincente, quindi non che prima non lo fosse, però ha una bella opportunità. Poi è stato veloce Masià, molto veloce i test, non solo una volta, non solo un giro, quindi chiaramente, magari non per il campionato, però lo vedo bene nella categoria con queste nuove gomme. Poi Guevara, magari. Può essere lui che ci mette sempre un anno, ma poi viene fuori perché è un bel talento. Quest'anno ha fatto un po' fatica, però non lo escluderei. E Gonzalez, i soliti che hanno finito il campionato nelle posizioni davanti, sicuramente, poi con l'inserimento di queste, di qualche... Ogni anno si dice, sento sempre dire, ah, adesso non c'è Pedro Acosta, quindi... Ma poi ogni anno c'è sempre qualcuno nuovo. Qualcuno dice ancora che, non so... Bagnaia vince perché non c'è più Schwanz, ma ogni Certo, anno arriva qualcuno, quindi certo, certo. Amiche e amici appassionati di moto mondiale, finisce qui la 143esima puntata di A Tutto Gas. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto. Vi do appuntamento a domenica prossima, ma soprattutto, come sempre, ringrazio il mio ospite. Grazie Lucio, grazie davvero. In bocca al lupo. grazie. Buone vacanze, poi se le farai, buon inverno. E buon inverno. Ci vediamo presto. Ciao a tutti. Ciao, grazie.